Ciao Crizzeti, oggi vi parlo di un'iniziativa editoriale agghiacciante che ha scatenato l'inferno sul web in generale e anche sul gruppo Il Covo del Crizzeto, il gruppo delle persone che seguono questo canale che vi lascio giù nell'info box, ovvero i distillati. Ora vi spiego di che cosa si tratta. La casa editrice Centauria, non lo so, non l'avevo mai sentita prima, però mi viene da ridere per il nome Centauria, è uno dei nomi più brutti che io abbia mai sentito per una casa editrice e ne ho sentiti tanti orrendi. Comunque la casa editrice Centauria fa parte del gruppo RCS di Rizzoli, quindi di un gruppo Mondadori adesso, e ha proposto, mi sembra, 2 uscite al mese in edicola di dei distillati, ovvero... Mi viene da ridere, scusate, è una cosa talmente brutta che mi viene da ridere. Prendono dei romanzi di grande successo, dei romanzi abbastanza recenti, mi sembra di aver visto, e li tagliano. In pratica, non lo so, non è un riassunto, cioè non è tipo un Bignami con la storia. E non ho idea veramente su che basi e che cosa taglino di un libro. Però sta di fatto che da 600 pagine passano a 200, tagliando, presumo, le descrizioni, non ne ho idea. Non so veramente con che criterio. Le scene non essenziali alla stretta funzionalità della storia, Non è dato saperlo e non ne comprerò uno per scoprirlo, ve lo dico, ve lo anticipo, perché sta stronzata l'avevo già fatta coi flipback, vi lascio il video qui nella scheda info e non intendo rifare da cavia in questo. Vi vado a leggere la loro pubblicità per descrivervi con le loro parole questa straordinaria operazione. Allora, lo slogan è: abbiamo ridotto le pagine, non il piacere. Distillati non riassunti. Da Stieg Larsson a Margaret Mazzantini, da Paolo Giordano a Nicola Sparks, da Dan Brown a John Green, il meglio della narrativa mondiale, scelto e distillato per offrirti l'essenziale. Un'occasione unica per vivere il piacere della lettura senza perdere nulla della trama o della piacevolezza del racconto. Ogni mese 2 avvincenti romanzi di successo. I primi 2 già usciti in edicola vedo al modico prezzo di 3,90€, sono Uomini che odiano le donne e Venuto al mondo della Mazzantini. Qua c'è un bollo con scritto: le pagine dell'originale distillate in meno della metà. C'era un'altra pubblicità che diceva un libro nel tempo di un film, tipo. L'illuminazione che ha avuto il geniale redattore che ha proposto sta stronzata è stata: allora, la gente non legge perché non ha il tempo di leggere, no? Che già è una cazzata, tutti hanno il tempo di leggere, semplicemente c'è gente che preferisce impiegare il tempo libero in altro modo. Comunque, la gente non legge perché non ha tempo di leggere. Allora, cosa facciamo? Prendiamo i libri che piacciono alla gente e ne facciamo una versione ridotta, così anche la gente, più gente, li può leggere. La verità è che non sapevo se fare questo video perché non so neanche cosa dire, non so neanche cosa aggiungere a riportarvi semplicemente la notizia continuando a ridere. Mi sono saltate all'occhio 2 cose immediatamente. La prima è la scelta dei titoli, appunto. Posto che un'operazione del genere non ha senso in ogni caso e che è... veramente una delle cose più barbare che io abbia mai sentito. Però, se mai in un universo parallelo dovesse avere un senso una cosa del genere, avrebbe un senso per romanzi magari di altre epoche, con delle storie meravigliose, ma una contestualizzazione anche geopolitica, storica, potenzialmente di scarso interesse per chi vuole solo leggere quella storia, e che quindi potrebbe venire in una qualche misura sfrondata. Posto che sarebbe comunque una cosa barbara e senza senso, ci vedrei almeno un motivo. Ci vedrei un motivo. Cioè, non lo so, ti piace tantissimo la storia dei Miserabili. È uscito il film, ti sei preso bene di Russell Crowe, suonato come una campana che canta, e ti vuoi tanto leggere il libro.
lo compri e vedi che è un mattone enorme, magari te non leggi, non sei abituato a leggere, ti prendi malissimo e lo lasci lì, però ti sarebbe tanto piaciuto leggere quella storia oltre che vedere il film. Ecco, non dico che avrebbe un senso, ma magari una versione ridotta in quel caso potrebbe un minimo far avvicinare un non lettore a una bella storia. Uso sempre il condizionale, però è l'unico caso che mi viene in mente in cui, ma sì, va bene, facciamo sta porcata, ma su Venuto al mondo della Mazzantini, Uomini che odiano le donne. Paolo Giordano, cioè mi stai prendendo dei bestseller che se sono bestseller, se tante persone li hanno acquistati e li hanno letti, non tutte, ma tante li hanno anche letti oltre ad acquistarli, vuol dire che belli o brutti o capolavori o complete ciofeche sono comunque dei libri, anche in senso buono, commerciali, libri scorrevoli, libri godibili anche per una larga fetta di pubblico che abitualmente legge poco, non legge altro. Magari libri che possono anche avere più livelli di lettura, ma che a un livello superficiale sono godibili e apprezzabili da un pubblico vastissimo, dal più vasto pubblico di potenziali lettori. Per cui chi è il pubblico che tu stai andando a cercare? Riducendoli ulteriormente. Chi è quella fetta di popolazione che ancora potrebbe voler leggere la riduzione di un'opera già veloce, scorrevolissima e commerciale, ripeto, sempre in senso anche buono? Chi è il target di questa scelta editoriale? Io mi sto chiedendo questo da giorni. Se avete una risposta o un'ipotesi, naturalmente lasciatemela giù nei commenti qua sotto perché sono veramente curiosa. Io non riesco a immaginare una fetta di mercato per questo. Ho anzi la sensazione che la fetta di mercato ipotizzata da chi ha inventato questa cosa sia il oh, raga, tentiamole tutte, perché non ci vedo un fruitore possibile. Chi legge, legge. Chi legge poco per mancanza di tempo nella sua cernita di libri, dei pochi libri da leggere durante l'anno, ha sicuramente letto uno di questi, perché sono bestseller internazionali, quindi statisticamente. E chi non legge niente, perché non legge, punto. Perché mai dovrebbe leggere una riduzione? Come potrebbe essere invogliato da un numero di pagine minore? Contate anche un'altra cosa, cioè che il non lettore o il lettore non forte, il lettore che legge molto poco e che va a comprare questi bestseller anche, non è intimorito dalla mole di pagine del libro, anzi molto spesso è attirato da libri molto lunghi, da libri molto corposi, voluminosi. Non so per quali oscure ragioni psicologiche, magari anche una piccola soddisfazione personale, magari una persona che già legge poco, però non disdegna comunque la lettura, magari vorrebbe leggere di più, ha piacere nel portare a termine una lettura commerciale, ma che a lui per la mole del volume sembra, tra virgolette, più impegnativa. Se penso anche al lettore occasionale, quello che legge giusto quando va al mare in vacanza e si porta dietro il libro che si porta dietro, probabilmente uno di questi, è un libro che nella sua testa gli deve bastare per quei 10 giorni con la settimana di ozio, quindi magari sarà anche più propenso a portarsi un libro di una certa mole. Non credo che il numero di pagine sia mai stato un deterrente per un non lettore forte. È più un deterrente per me, a volte, per dire, io leggo tanti libri nell'arco sia della settimana, anche della settimana leggo diversi libri e sinceramente per me è un deterrente vedere un libro molto grosso, perché magari ci sono quattro cose che voglio leggere in quel momento, ci tengo a leggerle tutte e quattro e penso se mi impegno nella lettura di questo romanzo di 1000 pagine, non avrò magari il tempo di leggere quelle altre quattro cose che voglio leggere. Poi è ovvio che leggo comunque il romanzo di 1000 pagine se mi interessa, però per me, per esempio, la lunghezza dei libri è un deterrente. E penso che oltre a valere per me, questo valga per
tutti lettori molto forti e per tutte le persone in cui lavoro ha in qualche modo a che fare con l'editoria e anche con la lettura dei testi, perché si legge già tutto il giorno, in più si vuole leggere tanto per passione. Impegnarsi nella lettura di un mattone vuol dire rinunciare a tante altre letture, ma né io né queste altre persone che come me istintivamente preferiscono scegliere romanzi brevi leggerebbero mai una riduzione, ma non esiste al mondo, non... perché una riduzione, oltre a essere poco rispettoso per il lettore, gli si sta dando fondamentalmente del demente, incapace di tenere l'attenzione per 600 pagine, ma capace di tenerla giusto quelle 2 ore che ci vogliono a leggere 100-200 pagine. Oltre a dare del deficiente del lettore, appunto, si sminuisce anche il lavoro dell'editor. Un romanzo prima di uscire, dopo che è stato scritto, viene accuratamente lavorato da occhi terzi e quarti rispetto a quelli dell'autore. La versione definitiva a cui si arriva, la versione che esce in commercio, che esce in libreria, è già il prodotto finito. Ha già avuto tutti i tagli, gli sfrondamenti che doveva avere e eventualmente gli allungamenti che doveva avere. Per chi lo fa uscire, quel romanzo è perfetto, è l'ultima versione. E resta quella, non deve essere più toccato. È quello, il romanzo è quello. Ridurre un romanzo già edito è un po' come dire all'editor: guarda che si potevano tagliare anche queste parti e la storia non ne risentiva, quindi deficiente il lettore e coglione l'editor che non sa fare il suo lavoro. Grazie, i centauri. Fatemi sapere che cosa ne pensate naturalmente di questa brillante iniziativa e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!